Un'opportunità per entrare nel mondo del lavoro attraverso i servizi alla persona, un settore che negli ultimi tempi ha sempre più bisogno di personale, visto che siamo in un periodo storico nel quale avanza l'età e diminuiscono le nascite. Un corso di formazione per operatore OSA di primo livello è partito nella città di Castel San Giorgio grazie all'impegno di Rete Solidale e del suo direttore Carmen Guarino. Presso il Cenacolo di Via Piave il corso è stato presentato e vedrà impegnati 30 iscritti che hanno intenzione di entrare nel mondo dell'assistenza sociosanitaria. Questo è un corso che può dare a questi giovani la possibilità di capire che cosa vogliono fare da grandi e quindi poi scegliere ognuno per la propria vocazione, l'indirizzo più specifico. Abbiamo anche parlato un po' in generale delle necessità del nostro paese riguardo all'assistenza, visto che il nostro è un paese che sta andando verso un'età adulta e anziana elevatissima con un decremento delle nascite, quindi la necessità dei servizi e di supporto alla persona è fondamentale, quindi è necessario proprio investire secondo me nei servizi, perché il futuro del nostro paese può essere anche questo. Ho detto loro anche che in questo momento di crisi del nostro paese economica, con le aziende e le industrie che chiudono continuamente, che con notizie anche dalla Camera di Commercio che riguarda la chiusura anche di piccole imprese, di attività commerciali, investire nel servizio alla persona può essere anche un elemento importante. Infatti la cooperazione sociale rappresenta un volano motore dell'economia del nostro paese. Non ci risulta che ci siano state chiusure di imprese sociali, ma anzi attivazioni di servizi nei confronti del cittadino, sia privato che nei confronti del cittadino, con servizi garantiti dallo Stato. Quindi io credo che la formazione in questo settore sia molto importante per sviluppare occupazione nei territori. Durante la presentazione del corso, Carmen Guarino si è soffermata sull'importanza dell'operatore OSA, come deve comportarsi e gestire le situazioni più critiche in ambito lavorativo, soprattutto anche alla luce di quanto successo nella casa di cura di Acerno, dove gli anziani venivano maltrattati. Abbiamo affrontato con i giovani anche le problematiche legate ai comportamenti inadeguati dell'operatore, visti anche i fatti ultimi del nostro territorio di Acerno, e abbiamo appunto affrontato anche questa questione. L'intenzione di Rete Solidale è di ampliare il suo raggio d'azione, dando opportunità anche ad altri giovani di Castel San Giorgio e non solo, di formarsi avviandosi a questa nuova attività professionale, come ha accennato il referente territoriale Giovanni De Caro. Mi auguro che questo sia l'inizio di un percorso per i giovani, i quali possono tranquillamente, dopo aver acquisito l'attestato, mettere su una cooperativa o oggi anche per una semplice assistenza a un anziano c'è bisogno di un titolo. Grazie a Rete Solidale oggi diamo la possibilità a queste 30 persone, mi auguro, 30 ragazzi di Castel San Giorgio, mi auguro che quanto prima si avrà la possibilità perché è a numero chiuso, quindi di mettere su un altro corso, di organizzare un altro corso per altri giovani. Le richieste ci sono? Sicuramente, e io mi scuso con gli amici che mi hanno contattato successivamente, ma purtroppo era a numero chiuso, quindi ripeto, ci sarà sicuramente la possibilità. Carmen Guarino è una persona molto disponibile, già ho parlato e mi ha detto che mi ha dato già disponibilità in futuro per un altro corso.